grande affiatamento, grande intesa, poi hai cercato di suonare la carica per un possibile recupero. Che cosa è successo? Come avete perso il treno di questa finale? Credo che quando regali un quarto con le squadre, una finale soprattutto, quando regali un quarto come il secondo, che è stato, abbiamo fatto 6 punti, credo, no, adesso no, non so bene il conto, però è difficile poi rimontare, devi andare in corsa, loro sono una squadra molto fisica, sul perimetro, c'hanno, con la loro intensità ci hanno un po' punito, noi abbiamo perso la testa in un momento chiave della partita che era il secondo quarto, che dovevamo stare aggrappati lì alla partita e poi è difficile recuperare. Proprio nel secondo quarto quella percentuale da 3 che è stato un po' il vostro punto di forza ieri contro Montegranaro è stata molto molto bassa, ecco, cosa è andato storto in quegli attacchi contro Forlì? La circolazione del pallone, la costruzione del tiro è andato storto, non è la percentuale di tiri da 3 perché possiamo anche tirare dopo un passaggio, però il come tirare, capito? Quello abbiamo sbagliato, abbiamo tenuto troppo la palla ferma secondo me, anche responsabilità mia, faccio mea colpa, sono il playmaker della squadra, se è andato storto, abbiamo fatto 64 punti anche colpa mia, quindi le finali si vincono, non si giocano, oggi abbiamo giocato soltanto, credo, spero che avremo la possibilità in futuro di giocare un'altra finale a giugno e vincerla. Cosa resta di questa esperienza che comunque è positiva e vi conferma nell'otto, nell'elite delle squadre che possono ambire alla 2? Che ci resta? Non lo so, perché abbiamo visto che dobbiamo alzare l'intensità quando giochiamo con determinate squadre, che non ci basta giocare un quarto e basta. Ci resta sì l'esperienza, venire qua è anche una grandissima soddisfazione, però dobbiamo crescere, questo sappiamo che gli ultimi 3 mesi della stagione sono quelli più importanti, stanno per arrivare, dobbiamo essere pronti per tornare, andare a Montecatini e guadagnarci la promozione. Però una grande vittoria coach, una vittoria di squadra, una vittoria di carattere che è maturata soprattutto nel secondo quarto e che poi avete gestito nella ripresa nonostante il nervosismo che si è creato il campo tipico di una partita fisica da Final Four, insomma. Ma sì, ma era normale che fosse così, loro giustamente hanno alzato un po' la pressione difensiva, come è giusto che faccia una squadra che vuole rimettere in gioco la partita, noi all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, all'inizio del terzo quarto non eravamo proprio dal punto di vista difensivo così, così concentrati come lo siamo stati all'inizio, alla fine abbiamo fatto un po' fatica, siamo arrivati un po' sulle ginocchia, però come dicevo con i vostri colleghi è stato in quel momento forse che Ferri ha meritato il titolo di MVP che è stato assegnato perché ha preso la squadra per mano e l'ha portata in porto senza grossi problemi. Quanto ha contato il tiro da 3, soprattutto nel secondo quarto ad esempio? L'Eurobasket veniva da una partita in cui aveva raggiunto anche 9 su 13, addirittura era 1 su 9, voi invece siete riusciti ad attaccare molto bene la loro zona in apertura di quarto, loro non avevano più punti di riferimento in difesa, soprattutto con Riccardo Pedersini, forse è stato quello poi il momento di svolta al di là poi di riavvicinamenti? Cioè, sapevamo che avevamo la doppia possibilità quando loro giocavano col quintetto piccolo cercare di mettere Pedersini vicino a canestro, quando loro giocavano con Staffieri e Ristitiello assieme cercare di allargare il campo il più possibile giocando molto pick and roll anche contro la zona. Devo dire che quando loro hanno cambiato la difesa lì è stato forse il momento decisivo per dare il break perché siamo stati molto fluidi contro la zona. Addirittura siamo riusciti a esserlo anche con un quintetto mai provato fino ad ora perché abbiamo giocato qualche minuto con Arrigoni da 3, però abbiamo comunque mosso la palla, abbiamo giocato anche un bel dai e vai con Pignati, cioè siamo riusciti ad avere un po' di varietà nell'attacco alla zona e questo ha fatto sì che abbiamo preso buone soluzioni, poi bisogna anche metterla, però sicuramente abbiamo attaccato bene. Nel primo tempo c'è stato il problema dei rimbalzi offensivi, in particolare con Marcelo Dip, poi nel secondo quarto. Poi siete riusciti a tenere duro anche per esempio con il contributo dei nuovi, pensiamo a Valerio Marsilio oppure pensiamo anche al 3 su 4 da 3 di Roberto Maggio, sono i nuovi arrivati, segno di una squadra in cui i nuovi acquisti si sono perfettamente integrati. No, devo dire che dopo un periodo fisiologico di
di giusto ambientamento. Roberto sta cominciando a dare un contributo alla causa notevole, sia dal punto di vista di gestione che dal punto di vista anche realizzativo. E Valerio è arrivato veramente da molto poco, quindi è un pochino più spaesato, però credo che quando sarà inserito perfettamente anche lui ci potrà dare una buona mano. Avete battuto Orzinuovi e l'Eurobasket, le squadre che si sono consolidate di più con il mercato, quindi hanno creato delle vere e proprie corazzate. Avete vinto, c'è il rischio di un appagamento considerando che siete anche senza Vico. Ecco, come trovare ulteriori stimoli per il momento della stagione in cui ci sarà la vera resa dei conti? Gli ulteriori stimoli sono il fatto che 2 anni fa io ho vinto la Coppa Italia, poi alla Final Four ho perso contro la stessa squadra che avevo battuto, quindi dobbiamo cercare di migliorare quel risultato. È chiaro che questa è una soddisfazione parziale, siamo molto contenti, è il primo trofeo che mettiamo in bacheca, tutto quello che vogliamo dire, però comunque la stagione in vera e propria si decide a maggio-giugno e adesso abbiamo da difendere un primo posto in campionato con Piacenza che ci sta alle calcagna, abbiamo un playoff da giocare, abbiamo tante cose da fare, quindi adesso darò ai ragazzi un paio di giorni di riposo, da mercoledì direi che ricominciamo a tuffarci su quello che dobbiamo fare senza pensare più a queste due belle giornate. Una dedica per questa vittoria? Ma alla mia famiglia, perché è difficile stare insieme a un allenatore di pallacanestro. Allora, una partita che si era messa abbastanza bene perché l'Eurobasket si era basato su un asse play pivot molto solido, del resto Nikola Stanic e Marcelo Dipp sono i punti di riferimento numeri uno. Poi che cosa è successo nel secondo quarto? Ma parto dal presupposto che anche all'inizio, quando comunque stavamo vicini e a contatto con Forlì, non stavamo eseguendo come volevamo eseguire, eravamo noi che andavamo dietro Forlì e non il contrario, e quindi questo ha un po' condizionato la partita e indirizzato la partita nella direzione di Forlì, e questo è quello che mi dispiace di più. Poi dopo, quando abbiamo smesso anche di fare canestro, siamo calati, ci siamo un po' disuniti, e questo è sicuramente un punto su cui dobbiamo lavorare per crescere ancora da qui alla fine della stagione. C'è stato lo scatto d'orgoglio di Alex Righetti a cavallo tra terzo e quarto quarto, però sempre nel terzo e nel quarto quarto ci sono stati due momenti di nervosismo della partita. Vi hanno destabilizzato il fallo di tecnico per simulazione di Stanic, poi c'è stato quel confronto tra Dipp e Rotondo. Ecco, lì forse ne siete usciti male voi a livello nervoso, poteva essere invece una molla per provare un ultimo recupero? No, è chiaro che noi diciamo che eravamo più nervosi di loro perché eravamo sotto nel punteggio, loro potevano gestire sicuramente con un pochino più di calma come hanno fatto, ma non credo che al di là di qualche episodio, non credo che abbia inciso più di tanto sulla partita, credo che è stata una questione più tecnica, più di energia da parte nostra che ci è un po' mancata e su questo dobbiamo lavorare. Adesso si ritorna invece agli impegni di campionato, insomma nel girone C il panorama vede Napoli in una situazione caotica e della vostra insomma inseguitrice numero uno. Ecco, questo vi può in un certo senso rendere il cammino delle ultime giornate più semplice verso i playoff. Come vede le prossime giornate anche alla luce di una buonissima finale di Coppa? No, noi siamo moderatamente soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino adesso, anche se poi andiamo a casa con le mani vuote, questo sicuramente ci dispiace, però c'eravamo noi qua e ce lo siamo conquistati giocando una prima parte di stagione molto importante, giocando un'ottima partita ieri contro una grande squadra a Montegranaro, quindi siamo moderatamente soddisfatti di quello che abbiamo fatto, un po' di amaro in bocca. Quello che secondo me adesso non dobbiamo pensare troppo in là alla parte finale, dobbiamo pensare a finire bene questa stagione regolare. Il primo posto è molto vicino, ma poi dopo ci aspetteranno dei playoff durissimi dove arriveranno squadre forse anche un po' più fresche, un po' più leggere di noi. Noi ci siamo attrezzati per avere ampie rotazioni, ma dobbiamo ancora lavorare molto per oliare un po' certi meccanismi e quindi dobbiamo lavorare in funzione di quello. Partita molto equilibrata nelle battute iniziali, poi un grande secondo quarto. Alla fine avete sempre giocato di squadra, anche se poi tutti si sono ritagliati uno spazio. Ecco, questa è la forza di un gruppo vincente. Sì, all'inizio sapevamo che era una partita difficile, quindi siamo partiti molto forti, nonostante le assenze di grandi giocatori comunque, quindi siamo uniti ancora di più e abbiamo cercato di esprimere il miglior basket possibile, quindi alla fine abbiamo vinto.
molto importante nel break che poi vi ha permesso di vincere le percentuali nel tiro da tre. Avete difeso molto bene a zona, ne parlavamo con coach Carelli, è stato molto importante proprio perché l'Eurobasket ieri aveva basato il suo accesso alla finale proprio su questo aspetto. È stata un'aggiunta tattica dell'ultimo minuto oppure un qualcosa che fa parte del vostro repertorio? No, sulla zona, a parte che quando fai canestro avviene tutto molto più facile, però sulla zona eravamo già preparati di squadra, dai, abbiamo visto che facevano qualcosa di zona, però eravamo già preparati da prima, quindi ci siamo fatti trovare pronti al momento del bisogno. Poi, come ti ho detto prima, fare canestro aiuta sempre e abbiamo fatto un grande strappo che poi ci ha permesso di arrivare alla fine avanti. Nel terzo e nel quarto ci sono stati due momenti, insomma, di nervosismo, di tensione, ma ci stanno in una partita di questo tipo. Prima il fallo tecnico per simulazione di Stanic e poi quel confronto tra Dip e Rotondo. Ecco, lì però voi siete stati bravi a non andare fuori giri, magari a non farvi prendere anche dalla foca, perché poi in quel momento Alex Righetti si era acceso e non ha bisogno di presentazioni. Ecco, cosa vi è servito per gestire le emozioni prima ancora che il risultato? Lì poi ha fatto tanto secondo me la stanchezza, perché comunque venendo da una partita tosta come quella di ieri le energie sia fisiche che mentali a un certo punto vengono a mancare. Secondo me è stato molto bravo Michi, non per niente ha vinto l'MVP, a gestire la squadra nel migliore dei modi, a rallentare il ritmo, accelerarlo quando c'era bisogno e a gestire la situazione al meglio, quindi secondo me è stato molto forte anche per questo. Avete battuto senza Sebastian Vico le formazioni che con il mercato si sono rafforzate di più, quindi Orzinuovi e l'Eurobasket hanno obiettivamente i roster più lunghi e sulla carta, semplicemente sulla carta, perché quelli più fuori perché avete smentito la carta. Adesso quale può essere il rischio dopo una vittoria di questo tipo, considerando anche il vostro girone con Cento, Piacenza, insomma formazioni che vendono carissima la pelle? Il rischio adesso può essere quello di rilassarsi, di staccare un po' la spina, è quello che non dobbiamo assolutamente fare, perché poi il nostro girone non è assolutamente facile, appunto come detto Piacenza e Cento sono due ottime squadre, anche perché l'obiettivo finale è a giugno, non è oggi, quindi l'importante è non rilassarsi e tenere duro fino a giugno per poi portare a casa la promozione.